Amici della Valdichiana, oggi ci troviamo a Sinalunga e vi portiamo a scoprire una Sinalunga un po' particolare, una Sinalunga sotterranea. E infatti con Gianfranco Cenzini, presidente dell'associazione archeologica gruppo archeologico di Sinalunga, ci porterà alla scoperta del Sentiero dell'Acqua, un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta appunto dell'acqua di Sinalunga, giusto Gianfranco? Sì, la scoperta di questo percorso che l'acqua fa partendo da un pozzo scavato molto probabilmente in epoca romana che sta nel centro del castello di Sinalunga e un sentiero che poi porta l'acqua qui alla Fonte del Castagno dove noi ci troviamo adesso. La Fonte del Castagno si trova all'inizio della cosiddetta Piaggia delle Fonti, in dialetto chianino tutti capiscono cosa sia una piaggia, quindi è inutile spiegarlo. La fonte venne costruita intorno al 1265, questa lapide che non sembra originale, però comunque indica l'epoca della costruzione, e mentre l'opera architettonica che vediamo non è originale, è stata ricostruita intorno al 1860. Quella originale, costruita in epoca senese, era caratterizzata da archi a sesto acuto, mentre questi sono gli archi più stile ottocentesco. Quindi cioè, l'opera diciamo, è stata ricostruita. All'interno ci sono delle vasche di decantazione dove l'acqua che viene dai cunicoli si decanta ed esce fuori un'acqua pulita, diciamo forse potabile, sicuramente potabile in tempi antichi, adesso non è più autorizzata all'uso per consumo umano, ma comunque è un'acqua che sicuramente non ha problemi di nessun tipo di inquinamento perché nasce dal sottosuolo di tutte queste colline qui. Bene, allora a questo punto entriamo nei cunicoli. Faccio strada e poi ci fermiamo alla prima cameretta qua. Siamo al punto 1 del nostro percorso, siamo qui. Praticamente abbiamo percorso solo il tratto costruito sotto le fondazioni di questo edificio. Siamo entrati nella parte scavata nel terreno naturale. Qui siamo su un tratto scavato su un terreno naturale. Questo terreno risale al Pliocene inferiore. Il Pliocene inferiore siamo circa 4 milioni di anni addietro. E rappresenta una sequenza di terreni sabbiosi, ciottolosi e debolmente argillosi in alcuni punti, si possono vedere, non sono altro che delle paleospiagge. Siamo quindi alla base della serie pliocenica marina che rappresenta la sedimentazione di materiali provenienti dall'erosione delle colline circostanti che in quell'epoca erano terre emerse, mentre qui stavamo su una zona che stava lentamente andando verso il basso e quindi stava scendendo sotto il livello del mare. Mentre questa scendeva, i terreni che arrivavano dalle colline circostanti portate dai fossi si depositavano e ci sono livelli di ghiaie, livelli di sabbie a seconda di che cosa arrivava, se arrivava più materiale grossolano o più materiale fine. Quindi cioè, alla base abbiamo questa sequenza di terreni a granulometria variabile, poi nella parte più alta, cioè quando il mare era diventato più profondo perché questa zona aveva continuato ad abbassarsi, abbiamo più materiale fine fino a sabbie limose che vedremo più avanti. Questa sequenza è sicuramente di origine pliocenica perché sotto troviamo un'altra formazione, la formazione del Macigno della serie toscana, che è una formazione molto più antica che affiora su tutta la zona di dintorni di Sinalunga ed è coperta da questa sedimentazione pliocenica. Il fatto importante per l'acqua è che la serie pliocenica è una serie di terreni permeabili. Il Macigno, questa serie più antica, è caratterizzata da molte zone impermeabili. Quindi l'acqua, infiltrandosi dall'alto verso il basso, arrivata a questo livello, si ferma. Questo era già noto
da sempre, e i romani avevano sfruttato questa situazione realizzando un pozzo nel centro di quello che è il paese attuale, dell'epoca era probabilmente un castello una struttura primordiale. Il pozzo raggiungeva la profondità di 28 metri a cui avevano trovato questa falda. Questa è solo un'opera di rinforzo, perché col tempo vedete che questi cunicoli subiscono degli allentamenti e a volte cadono dei pezzetti di sasso, cioè cadute di piccoli elementi sono normalissime, non ci sono evidenze di particolare instabilità se non queste locali cadute. Quindi in epoca antica, quando questo fenomeno si sviluppava troppo verso l'alto, lo compensavano creando queste costruzioni. Queste sono presenti qui e in altri due punti soltanto. Qui, perché siamo molto vicini alla superficie, quindi il terreno era di per sé già molto alterato, allentato. Andando più verso l'interno, vedete che questa struttura, allora, non c'è più. Entriamo. Vai avanti, te, Valentina.